Considerato dunque l'iter, questo possiamo dirlo, non poco travagliato di questo progetto di ratifica, già in vigore al Parlamento ceco ormai da qualche anno, e a fronte dell'importanza che questo accordo ricopre in termini di rapporti bilaterali con un Paese in costante crescita e con il quale esistono importanti relazioni sotto molteplici punti di vista, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. Grazie. Grazie onorevole Scimbro. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale. Prego i colleghi di prendere posto. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge di ratifica numero 2004A, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. È aperta la votazione. Intanto che i colleghi votano, saluto i docenti e gli alunni delle classi seconde del Liceo Scientifico Statale Donato Bramante di Magenta che assistono ai lavori dalla tribuna. Saluto a nome di tutti. Ci siete? Greco, Bargero, Forza, Saltamartini, Marroni, Rabino, Di Battista, Sisto, Carfagna, Bragantini Paolo in arrivo, Pellegrino in arrivo. Quando arriva la collega Pellegrino chiudiamo. Pili, Russo, Cera, Basso, Bazzoli, Cera ha votato. Basso è riuscito a votare? Cera, ah, ha sbagliato filo. Ci siamo, Cera? Ok, allora hanno votato tutti e chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo al seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 3459, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. Ricordo che nella seduta del 4 aprile si è conclusa la discussione generale. Ricordo inoltre che è stata presentata la questione sospensiva Frusone e altri numero 1. Passiamo quindi all'esame di tale questione sospensiva. A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione sospensiva può essere illustrata per non più di 10 minuti dal proponente. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di 5 minuti. Illustra la questione sospensiva il deputato Luca Frusone. Prego, ne ha facoltà, onorevole. Grazie, Presidente. Questo accordo è un accordo come molti.